Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova video lezione di ilnuovoallenatore.com. L'argomento di oggi è la fase di attivazione, warm-up, pre-training e pre-match nella scuola calcio. Iniziamo subito con l'esaminare gli argomenti principali di questa nuova video lezione di oggi. Andremo a definire cos'è la fase di attivazione, riscaldamento o warm-up, a cosa serve in senso generale e specifico nelle diverse fasce d'età della scuola calcio. Scopriremo quali sono le differenti tipologie di attivazione da poter utilizzare, quali sono gli elementi fondamentali e relativi criteri di scelta per impostare in maniera corretta questa fase. Successivamente andremo ad analizzare alcuni esempi pratici di warm-up, pre-match e pre-training. Mentre infine andremo a fare un piccolo riepilogo su come e quale attivazione utilizzare in gara o in allenamento. Partiamo con il definire cosa è la fase di attivazione o warm-up. La fase di attivazione o warm-up, conosciuta anche come riscaldamento, è il momento iniziale della seduta o precedente alla partita, utilizzata per la messa in moto dei nostri giocatori in vista di un impegno fisico successivo. Ora scopriamo quali sono gli obiettivi principali della fase di attivazione. Li andremo a dividere in generali e specifici per la scuola calcio. In senso generale avremo un aumento della temperatura corporea, facilitando le reazioni biochimiche del muscolo. Migliorerà la velocità di impulso nervoso ed elasticità dei tendini. Prepara organi ed apparati, quindi aumentando la frequenza cardiaca e attivazione dell'apparato circolatorio, oltre che preparare i muscoli, articolazioni e legamenti che verranno sollecitati nel corso dell'attività fisica. Infine, riduce e previene il rischio infortuni. Mentre, per quanto riguarda gli obiettivi specifici della fase di attivazione nella scuola calcio, troviamo il preparare il bambino all'attività fisica in maniera graduale, allenamento o gara che sia. Ci consentirà di introdurre il tema centrale della nostra seduta di allenamento. Aiuta a iniziare la seduta in un contesto divertente e stimolante per il bambino. Infine, aiuta a mantenere la sua concentrazione. Nella prossima slide andremo ad elencare alcuni esempi di attivazione da poter utilizzare all'interno di differenti metodologie di lavoro. Tra questi troviamo attivazione motoria coordinativa, che prevede forme di lavoro legate prettamente alla sfera della motricità, quindi percorsi motori, staffette e gare a squadre. L'attivazione situazionale, che racchiude obiettivi tecnici e situazionali oltre che motori. All'interno di questa categoria troviamo gli small side games, o partite a tema con le mani o con i piedi, ma anche piccole situazioni di gioco. Infine, troviamo l'attivazione tecnica motoria globale, ovvero forme di lavoro dove in maniera generale vengono raggiunti obiettivi tecnici, tattici e motori. Qui vi troviamo esercizi di gruppo come il gioco del semaforo, il gioco dei mostri o il gioco della guida della palla nelle porticine colorate. Ora vediamo quali sono gli elementi principali da tenere in considerazione per impostare correttamente il nostro warm-up. I parametri da considerare sono la durata, il tempo necessario per centrare gli obiettivi principali elencati in precedenza si aggira tra i 10 e i 15 minuti, la scelta di quale mezzo di lavoro utilizzare in funzione di fattori come capacità e numero di bambini, la disponibilità o meno di materiale da poter utilizzare e lo spazio in cui è possibile lavorare. Inoltre dovremo tenere in considerazione del tema principale della nostra seduta, per dare un senso logico alla nostra progressione didattica. Successivamente dovremo considerare l'evento, dunque se stiamo programmando un warm-up pre-training o pre-match. Infine, ma non meno importante, troviamo le condizioni climatiche. Ad esempio, se piove, dovrò sicuramente scegliere un mezzo di lavoro con pause ridotte al minimo e che coinvolga tutti i giocatori contemporaneamente. Dopo aver elencato alcune differenti tipologie di attivazione, passiamo alla parte pratica, analizzando alcuni esempi di vari warm-up da poter provare sul campo. Partiamo con un primo esempio di attivazione, l'attivazione motoria coordinativa pre-training. L'esercitazione prevede una prima fase esplorativa, dove vengono proposti alcuni percorsi motori. Come possiamo vedere nella figura, percorso 1, skip tryover, strisciare sotto l'ostacolo alto e balzi a piedi padi con spostamento laterale tra i cerchi. Percorso 2, balzi dentro o fuori all'interno dei cerchi, rotolamento sotto l'elastico e sprint finale.
Terzo percorso, balzi a piedi pari frontali all'interno dei cerchi, passaggio sotto gli ostacoli alti e sprint finale. Successivamente l'esercitazione prevede una seconda fase, dove i percorsi motori vengono eseguiti sotto forma di gara a squadra, così da poter aumentare l'intensità. Come possiamo vedere dal grafico laterale, questa forma di lavoro ci permette di sviluppare obiettivi prettamente motori, tralasciando l'aspetto tecnico situazionale. A meno che il tecnico non decida di inserire la palla o elementi tecnici. Mentre dal punto di vista dell'intensità risulta essere un valido strumento efficace per poter iniziare la nostra seduta di allenamento. Ora vedremo un secondo possibile warm-up pre-training, l'attivazione tecnica motoria globale. Come possiamo vedere nella figura sopra riportata, si delimita un'area di gioco dove i giocatori conducono palla in forma libera con l'esterno e l'interno del piede, dove l'obiettivo è quello di occupare ogni zona del quadrato senza scontrarsi. Successivamente viene proposto il gioco del semaforo, ovvero guida della palla con tre velocità diverse: rosso, fermo la palla, giallo, rallento, verde, massima velocità. Successivamente possiamo introdurre la sfera motoria coordinativa, ovvero inserendo comandi decisi dall'allenatore con rispettive azioni da eseguire, ad esempio rotolare, i giocatori rotoleranno al suolo, strisciare, strisceranno trasportando la palla, lancio, lanceranno la palla in aria e cercheranno di riafferrarla senza farla cadere. Rivolgendo lo sguardo verso il grafico laterale, possiamo vedere come attraverso questo tipo di proposta è possibile raggiungere obiettivi tecnici e motori, mantenendo una buona intensità di lavoro. Nel terzo esempio proposto vedremo un'attivazione da poter utilizzare sia come pre-training che come pre-match. L'esercitazione prevede due small side games da eseguire prima con le mani e poi con i piedi. Come possiamo vedere nella figura sopra riportata, partita 1, rugby con quattro porte chiamate. Le due squadre si affronteranno in una partita a tema dove è ammesso solo l'utilizzo delle mani, inizialmente. Ogni squadra per poter far punto deve prima effettuare un numero stabilito di passaggi e successivamente fare meta all'interno di una delle due porticine della squadra avversaria, del colore corrispondente chiamato dall'istruttore. Seconda fase, partita 2, 3 contro 3 più jolly con 4 porte. Questa volta le due squadre avranno a disposizione un giocatore aggiuntivo, il jolly, che in base da chi riceverà palla diventerà automaticamente un suo compagno di squadra. Come è facile osservare dal grafico laterale, questo tipo di proposta può essere definito come il più completo dal punto di vista tecnico-tattico, motorio e dell'intensità, oltre che essere considerato il più coinvolgente dai bambini, in quanto più vicino al momento partita. Bene, ora passiamo ai warm-up pre-match, da sempre considerati i più difficili da gestire, soprattutto fuori casa, quando si ha a disposizione poco materiale e tempo. Vediamo un primo warm-up pre-match. La sua struttura prevede due parti, una generale e una speciale. La prima riprende una parte tecnica motoria globale, quindi 5-6 minuti dove vengono proposte alcune attività come il gioco del semaforo a diverse intensità, abbinati a diversi elementi a carattere motorio come rotolamenti, lanci o balzi. Successivamente si passa ad una seconda fase più specifica, gli small side games, ovvero 3 contro 3 o 4 contro 4, in modo da coinvolgere tutti, evitando di lasciare fermi i bambini che giocheranno successivamente. Il grafico laterale ci mostra come questa tipologia di lavoro ci permetta di sviluppare in maniera ottimale tutti i parametri fondamentali considerati nella nostra analisi. Ora passiamo al secondo esempio di una possibile attivazione pre-match. Come nella proposta precedente, dividiamo il warm-up in due fasi. La prima fase resta invariata a quella precedente, quindi i primi 5-6 minuti con una messa in moto combinando tecnica e coordinazione. A seguire andremo ad inserire una proposta tecnica situazionale che prevede alcuni elementi tecnici come la guida della palla, il tiro in porta e la ricezione, inserita in un contesto situazionale di 1 contro 1 o 2 contro 1. Come possiamo vedere dall'immagine, il giocatore bianco riceve palla dal giocatore rosso, controlla e calcia nella porta grande. Si gira e diventa il difensore nel 2 contro 1 contro il giocatore blu e rosso che in precedenza hanno effettuato rispettivamente una conduzione e una corsa veloce intorno ai coni frontali. A conferma dell'efficacia di questa proposta troviamo riscontro nel grafico laterale e i suoi dati che mostrano come tutti gli obiettivi siano stati centrati in maniera ottimale.
Dopo aver mostrato e analizzato differenti tipologie di warm-up pre-training e pre-match, facciamo un piccolo riepilogo di quanto detto. Partiamo con l'attivazione tecnica coordinativa globale, mezzo di lavoro che può essere utilizzato come warm-up sia pre-match che pre-training. In quanto ci permette di coinvolgere tutto il gruppo squadra contemporaneamente, occorre poco materiale a disposizione e ci permette di sviluppare obiettivi tecnici, motori e tattici. Ora passiamo all'attivazione coordinativa. Ottimo mezzo di lavoro da utilizzare nel pre-training, in quanto ci permette di coinvolgere tutti i bambini contemporaneamente, risulta essere particolarmente utile quando si ha poco tempo a disposizione e si vogliono ottimizzare i tempi di lavoro. Inoltre è importante ricordare che richiede una buona quantità di materiale, dunque più difficile da applicare in un pre-match. Infine, parliamo dell'attivazione situazionale, anch'essa utilizzabile nel pre-match e pre-training. Questa forma di lavoro ci permette di coinvolgere tutto il gruppo squadra contemporaneamente, permette di sviluppare obiettivi tecnici, tattici e motori, risulta essere il mezzo di attivazione più apprezzato dai bambini e soprattutto richiede poco materiale a disposizione. Grazie mille per l'attenzione e vi rimando ai canali social del nuovoallenatore.com.